Torne 8, va avanti molte partite, com'è la situazione? Allora, siamo giunti all'ultima serata degli ottavi di finale, abbiamo avuto dei bellissimi match che sono stati veramente avvincenti, molto sentiti, ieri sera addirittura ci sono state anche un paio di espulsioni a scapito della squadra che è uscita, questo per far capire come è sentito nell'ambiente ormai questo torneo, che è diventato un appuntamento fisso. E, tre ottavi di finale finora, quindi su sei, perché stasera chiudiamo, sono arrivati ai calci di rigore, quindi sono state belle partite avvincenti. C'era ieri sera una partita è terminata 1-1 e poi è finita 5-4 ai rigori, sempre per un errore tra l'altro, perché anche la partita precedente che era finita 3-3, partita rocambolesca, è successo di tutto, è finita ai rigori anche quella e sempre un risultato di 5-4. Mentre invece la sera prima, l'altro ieri sera, è sceso in campo il Ciuvalenzenzo Buromello, che hanno dato vita veramente a un bello spettacolo, un po' un derby piani Sant'Elia, piani di Poggio Fidoni, quindi è abbastanza sentita. È finita 1-1 anche lì e 5-4 ai calci di rigore. E nelle partite precedenti si sono qualificate, diciamo, sul velluto si è qualificato il John Silver, che è la squadra, insomma, una squadra delle più titolate, e il Cristiano Lavastira, che sono dei ragazzi, la maggior parte tutti provenienti da Rieti, che militano, insomma, in belle categorie juniores, eccetera, stanno facendo una bella figura anche loro. Ne vedremo delle belle sicuramente, perché già ai quarti si preannunciano dei scontri molto avvincenti ed appassionanti. Questa sera si chiude il quadro. Chicchi di Riso e Paul Strong si giocheranno insomma l'accesso ai quarti, e chi vince andrà a giocare contro il Flamenco, che ieri ha vinto appunto ai rigori, e dopo il 3-3 contro il Recambi Impianti, e successivamente scenderanno in campo il Reol con il Primal, che si giocano l'ultimo posto valido appunto per l'accesso ai quarti, che comunque è molto importante, perché la peggiore che uscirà dai quarti avrà comunque il premio, il quinto premio vincerà, e quindi è abbastanza importante, ecco, anche la... Tutto dovrà finire entro fine luglio, praticamente il gran finale previsto, ricordiamolo. Allora, settimana prossima, lunedì e martedì, ci saranno le semifinali. I quarti, scusate, successivamente ci saranno le semifinali al giovedì, poi un giorno di riposo, quindi lunedì e martedì i quarti, riposo, giovedì le semifinali e poi sabato ci sarà il gran finale con le premiazioni qui al campo. Ricordiamo sabato, diamo proprio la data, gli orari, quindi sabato 18 luglio. Sabato 18 luglio, l'appuntamento è qui alle 20. Alle 20 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, mentre invece alle 21 ci sarà la finalissima per il primo premio. Abbiamo sentito un po' di impressioni, e i giocatori hanno molto apprezzato anche la struttura, trovarsi comunque qui a Villaratina, a Camproniano, una struttura che funziona con tanti atleti. Sì, come già detto in precedenza, gli atleti hanno risposto bene, evidentemente un po' per merito loro, che sono veramente appassionati, nel nostro piccolo, anche noi che ci mettiamo in campo per questo torneo. L'impianto ha sicuramente fatto la differenza, siamo ancora in fase di allestimento, perché la nuova proprietà, che l'ha rilevato da gennaio-febbraio di quest'anno, sta ancora lavorando molto l'area sport, e contiamo l'anno prossimo sicuramente di avere, ecco, il bar funzionante, che è ancora in fase di sviluppo, di allestimento, e magari di ampliare un po', dato che il torneo 8 è diventata una centralità del calcio reatino, tant'è che qualche ragazzo di Terni mi ha contattato dicendo che è arrivato anche fuori dalle mura il nome di questo torneo, avendo una federazione di Terni che ci sta arbitrando e sta gestendo il torneo. Insomma, il nome si sta espandendo e vorremmo puntare ad ampliarlo ancora un po' con qualche evento. Certo, ci sarà bisogno di maggior collaborazione, perché se no da soli noi non riusciamo a mettere in piedi, a sostenere tutto quanto per quanto riguarda la fase del calcio. Se ci dovessimo aggiungere qualcosa in un futuro, ci sarà bisogno di maggior personale, maggiore organizzazione, ecco.
La Pulse Strong è la squadra che l'anno scorso ha vinto, volete bissare anche quest'anno? Ci stiamo provando, ma quest'anno delle squadre hanno fatto delle belle squadre, quindi sarà dura, però proviamo a metterci la tutta ugualmente. Voi la vostra formazione come l'avete fatta? Da dove venite? Chi siete? Siete già amici? Siete di un quartiere, di un rione? Allora, noi diciamo giocavamo tutti i vari di calcio con l'FC Rieti e ci siamo ritrovati insomma con un gruppo di amici, però diciamo io sono di Santa Rufina, ci sta gente di Rieti, Poggio San Lorenzo, insomma la Rieti ci ha unito. Ma un sacco di ragazzi, centinaia di atleti che provengono da tutta la provincia, ho visto. Sì, sì, ci sono anche gente che viene da Terni, comunque sia pure dell'Umbria, però è un bel torneo, noi è il terzo anno che facciamo. E l'anno scorso però abbiamo già tutti insieme e abbiamo vinto. Quest'anno quindi terza edizione, pensando già alla quarta allora? Sì, perché comunque sia una bella organizzazione, ci siamo sempre trovati bene anche con i ragazzi dello staff, quindi è un bel evento. Thank you.